È partita la nuova era della bussola, il leggendario locale di Focette, fondato nel 1955 dal mito Sergio Bernardini, da molti anni in mano a Gherardo Guidi, patron della Capannina, che dopo lunghe e difficili stagioni ha passato la gestione alla famiglia Angeli, Giuliano e Lorenzo, padre e figlio del noto studio commerciale di Querceta, pronti, dopo un profondo restyling, per l'ambiziosa scommessa di rilanciare per i prossimi 6 anni l'intera struttura: ballo, musica, ristorante, stabilimento balneare e il bussolotto. Al di là della discoteca, che è sempre stato e sempre continuerà ad essere, però vogliamo riportare la bussola anche la vera canzone italiana e non solo. E quindi proprio lunedì ho un incontro con dei promoter per riportare alla bussola veramente dei nomi importanti e di aprire questo luogo anche alle associazioni per far vivere la bussola anche un po' dall'esterno e che non sia un luogo chiuso e fine a se stesso. L'intento è quello di riuscire a far rivivere il passato, però guardando sempre al futuro. Parlare di nomi adesso è un po' presto, diciamo che ci sono nomi che andranno a rivolgersi a un target giovanile e ci sono nomi che invece andranno a rivolgersi un po' a un target di età più adulto e che sicuramente faranno più clamore. Sabato 1 dicembre, grande butto, il San Silvestro, il primo vero banco di prova. A salutare il ritorno della bussola moltissime istituzioni. C'è bisogno di collaborazione sul fronte sicurezza e noi daremo la massima disponibilità. Se il locale è, come ha detto il signor Angeli, sarà un locale di livello, quindi buona gente, faranno degli eventi, quindi ci sarà la massima collaborazione. Noi poi abbiamo anche la Versiliana e quindi possono nascere anche delle sinergie. Con il ritorno sulla scena della bussola, la Versilia può tornare a sognare, non senza un pizzico di nostalgia per le indimenticabili esibizioni di Mina, che da quel palco iniziò la sua leggendaria carriera, conclusa poco più in là, 40 anni fa esatti, al Lido di Camaiore, a Bussola Domani, un altro palco che si appresta a tornare.